piccoli anciolettini piccini del Muori! Madonna, madonna. E chi c'è? Scusate, lo so, ci ho messo più tempo del previsto, ma sto traslocando, ho smontato tutta casa. Va il set horror, però. E chi c'è? Con la parte 2 dei Promessi Muori. Giusto in tempo per l'inizio, più o meno, della scuola. Così vi recuperate pure la parte 1 e anticipo delle tasse, tie. E professori, tie. No, legge del libro. Torniamo al più moderno lungometraggio fatto. Stateci! No a miniserie, no a parodia, no all'anime. Il film, oh porco, il film secco, inizio fine, più moderno è questo, che è quasi più vicino temporalmente a Manzoni che a noi. E quindi, nella puntata previously avevamo lasciato Don Rodrigo in presa bene, perché Lucia è roba di Rubello, ma sta pure un po' a rosicà, perché è protetta dalla monaca de Monza. E mentre Attilio, per dare una mano al cugino, va dal conte zio, quello sopra di loro in famiglia, lo dico a papà, no, lo dico a zio. Mentre Attilio fa questo, Don Rodrigo sceglie di andare dall'innominato. Ma che novità! Tanto qua è tutto innominato! Questo, i paesi! Ma questo ancora di più, perché non si sa proprio il nome! Colui che deve essere innominato! Vado! Aspetta! Che c'è? Ho delle remore! Cosa? Mi cago! Tu! Mo vedemo il perché! Ma prima, namo d'Attilio! E sto conte zio! L'obiettivo è fa caccia a Cristoforo! Ma perché me dovrei mettere in mezzo io? Io sono importante! No, voi! Perché verso sta figliola? Sto frate ha una carità gelosa, sospetta, malata. Ma non è vero! Ma non sa che Rodrigo è mio nipote? Appunto! Se ne sbatte di voi. No. Eh sì! Dice, ma come si permette? Non sa che me lo compro? Va bene, ho fatto i sordi con la camorra riciclando i cripto e nel tempo libero sponsorizzavo le slot. Ma me lo compro? Perché c'ha ragione Vanzina su Manzoni. Manzina! Presente! Natale coi lanzichenecchi. Mi sa che c'ho la peste. No, te ha magnato durante le feste. Dice pure che San Francesco era meglio di te. Ha donato tutto e ha aiutato il prossimo. Forse c'ha pure ragione. Ma no! Lo dice perché è geloso. Da giovane era pure un bolletto che se la prendeva coi nobili. Ne ha pure ammazzato uno. Ma la vedi l'attualità di sto romanzo? Come uno ti racconta una storia, cambia tutta la faccenda. La macchina del fango real. E mo vuole far sposare sta pora figliola che Rodrigo voleva prendere sotto la sua protezione. Ma sì, un'olgettina. Giusto, giusto. E lo sai a chi vuole farla sposare? A chi? A quel criminale sobillatore rivoluzionario de Milano. Come se fosse un suo surrogato. Non sta bene sto frate. Ma poverina! Ah! Nobili! Che colpa hanno? Solo devastare la vita della gente a caso. Zuzzurelloni, ci pensa il tuo conte zio. E che fa? Chiama il padre provinciale dei cappuccini. E prima lo rincoglionisce con lo sfarzo, tipo i truffatori delle pagine Instagram. E il padre provinciale, me coglioni. Poi comincia. Io so amicissimo dei frappuccini. Tutte le mattine al bar. Ma sto Cristoforo è un po' senza schiuma. È un po' uno stronzo. È bravissimo. Sì, 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 per carità. Ma non sa come va il mondo. Rompe i coglioni. Lo so. Quello bisogna mandarlo in trasferta ogni 6 mesi. Ma lo sa che sta dando una mano a un pregiudicato facinoroso comunista? Sicuramente per portarlo sulla retta via. Ne siamo veramente sicuri? Proprio lui che in gioventù andava contro degli onesti signorotti vessatori di popoli e mo predica dall'attico de Pescarenico. Togli la scorta. Nah, allora digli almeno de non accollasse a mio nipote. Ah! Dimmer Pantheon, no a Rotonda. Dimmer Lecco, no il ramo del lago di Como. E te sto di il cappuccino, no a crema caffè. Ah, smetti con sta storia, che poi siamo stati noi a dar nome cappuccino alla bevanda mattutina. Ma non ci sei arrivato, ne manca una battuta se ci pensi. Ma cazzo.
cazzo davvero era ovvio. Ma perché in testa so pelati e sembra la schiumetta? No, per colore. Ah, comunque mio nipote è un po' scapestratino, ma è un giovane che si sente quello che è. E che è? Un vessatore dei popoli, già t'ho detto. Un giovane che si sente quello che è, letteralmente, in tutti i sensi, il sore cazzi arcaico. Si sbaglia nella vita. Ma un secondo fa sbraitavi sul passato di Fra Cristoforo. Sì, ma Rodrigo ha dato posti di lavoro. Lui l'ha fatto? Milan! Mannalo via! Ma sembrerebbe una punizione per qualcosa che non so nemmeno se ha commesso! Non attacca, non ce prova, io non so Don Abbozzo! Tutti uguali voi nobili, quando un povero vuole farsi valere! Io dico no! No! Senti, potrei continuare tutto il teatrino dove mi preoccupo della vita del frate. Ma il punto è questo. Io so io, e voi... Cappuccini? Non siete un cazzo. Mannalo via! O gli faccio trovare una testa di chirichetto nel letto per difendere l'onore della famiglia. Ah, ok. Però Rodrigo deve fare qualcosa di bello per i cappuccini, per farci salvare la faccia. Ma sì, un bel museo antimafia. E così vanno a bussare al convento di Fra Cristoforo. Paco? Dove sta? Sei tu. E Fra Cristoforo a malincuore, ma sempre con la fede nella divina provvidenza, parte. In tutto questo Agnese torna al villaggio. Ma perché? Ma rimani con Tufia! Torna perché viene a sapere del bordello di Renzo. E perché non hanno più notizie. Da Fra Cristoforo, appunto. Quindi va a cercarlo a convento. E ci trova Fra Gallino. Tu ricordi quello che rompeva le noci perché le voleva? Dove sta Fra Cristoforo? A Rimini! Chiamalo Fra Stronzo. E che ci sta a fare? Serviva un DJ. Ma l'estate è finita! Come faremo? Abbiamo altri preti! Cappucciolottino numero uno, padre Anastasio! Cappucciolottino numero due, padre Girolamo! Cappucciolottino numero tre, padre Zaccaria! Zaccaria, bel nome! Lo zio di Gesù! Ma quello si chiamava proprio Cristo Foro! Si ritrovano quindi senza più l'unica persona che genuinamente voleva aiutarle, il conte zio Win. Ma Don Rodrigo, non sapendo una cippa, va dall'innominato. Il Don che chiede aiuto al Super Don, Super Saiyan Don, che ha raggiunto la forza di un dio della criminalità. E come abbiamo detto, qua non basta un bip, anzi non gli serve. Non ci sono asterischi sul nome suo, non c'è povero nome, nemmeno nella fantomatica storia trovata da Manzoni. È più nascosto di L, l'Elleominato. Io non mi faccio vedere, ma ho tutto da imparare da questo signore che chiamano l'Uno, costui, colui, quest'uomo, quel personaggio, quella. Oh, coso! Ma di cui possiamo trovare info nei libri veri, degli storici veri, come il Ripamonti! Segnatevi questo nome che lo troveremo spessissimo. Che parlando del cardinale Borromeo, deve parlare per forza pure di lui. Ma perché? Mo vedi, l'innominato. Eccolo qua. Un vecchietto, più che sessantenne, ma tu lo vedi e già capisci che devi sta buono con lui. C'ha proprio l'aura. Un signore di Milano che viveva nei pressi di Bergamo. Ah, l'innominato Feltri. Ma di che? Questo era tra i signori più grandi del circondario, con vari hobbies, tra cui il parapendio. No, perdonami, il vilipendio. Il vilipendio delle istituzioni e l'ammazzare la gente davanti alle chiese. Così c'è pure poca fatica per buttarli dentro e dargli l'estrema emozione. E per farti capire quanto gliene fregasse un cazzo, l'innominato, detto il conte del sagrato, farima e c'è, con la sua base situata in campagna, spadroneggiava e se ne sbatteva dei giudici, giudizi, giuditte. Era uno che si impicciava degli affari degli altri solo per il gusto di farlo. Beh, dimmi qualcosa. Sin da giovane proprio andava da attaccare briga coi più pericolosi, sconfiggendoli o facendoli unire a lui. Ma mai come amici, come subordinati. Creò così piano piano tutta la sua rete d'impicci, gregari e corrotti, la loggia I2. E anche quando fu cacciato per un pochetto, questo concilio ristretto e oscuro di conoscenze e raccomannazioni continuava a dargli una mano. E quando gli fu tolto il bando, non tornò a Milano, ma in un castello nel Bergamasco. E questo allegro castelluccio vi erano cuochi, che erano anche assassini, sguatti, che
erano anche assassini, speculatori finanziari. Basta, quelli sono già assassini. Oh, ma tutti a dire la mafia al sud, la mafia al sud. Ma tutti sti tirannetti che te racconta Manzoni, che intimavano questo e quello, de lascia perde tizio che ha un debito, per esempio. Oppure che nessuno poteva rimanere indipendente dall'innominato. Ma se non è mafia questa, che è? Ma delle volte, c'è da dire, l'innominato aiutava anche il debole, che veniva a pregarlo per far smettere un tiranno di rompergli i coglioni, e lui gli andava addosso. Cioè, ma non gliene fregava proprio un cazzo, gli dichiarava guerra. E se quello non voleva abbozzare, era così duro nel castigo da far passare la voglia agli altri tiranni di ribellarsi contro di lui. Sì, esatto, colpirne uno. Ok, il tiranno dai tiranni, il predatore tra i predatori. Siete voi rinchiusi qui con me. Ma ste cose belle succedevano poche volte. Il resto del tempo, mazzate cose brutte. Però, questo suo essere strano, che i contemporanei chiameranno bipolare, così capace di eseguire l'equo e l'iniquo quando gli pareva a lui, con questa forza l'aveva reso famoso in tutto il milanese. Stai attento quando nei vicoli bui incontri un bravo. Potrebbe essere roba sua. Stata quart ad andare contro un signorotto che te vessa. Potrebbe essere mandato da colui. E si dà il caso che il suo castello disti 7 miglia da quello di Don Rodrigo, che abbiamo appena imparato, essendo così vicino a lui, ha dovuto abbozzare. Sì, tutti hanno un capo. Vabbè, ma abbiamo visto che pure Don Rodrigo è un bastardo. Andranno d'accordo? Beh, insomma. Don Rodrigo è un bastardo moderato. Non è apertamente contro le istituzioni come l'innominato. E non vuole che l'amicizia con lui sia troppo spammata, pubblicizzata. Questo mondo di mezzo, l'innominato carminato. Ma stavolta ce deve sta. Stavolta lo va a trovare. E cito: nel suo castellaccio, situato in una vallataccia, dove scorre un torrentaccio. Sì, Alessà, ho capito. Non ci buchingo. Quasi entra un birro, so bevo una alla spina. Spieghino. Mon Lucia sta dalla monaca di Monza. Ma guarda un po', già risolto. Ma che furti. Perché uno dei migliori amici dell'innominato, indovina chi è? Egidio! Voi ricordate? Ma tu guarda! Però scusa, la monaca ha 25 anni più o meno, ci dicono. L'innominato, qui interpretato da Anthony Hopkins in Zorro, ha più di 60 anni ed è amico di Egidio. Ma quanti anni c'ha questo? Come sappiamo, Gertrude e Egidio condividono un segreto. Ah, vedi così, ma l'abito non fa la monaca. Te che sei? Monaca. Allora, niente. Più di un segreto. Momo, c'ha un passato criminaletto. La torbella monaca di Monza. E se vuole continuare a essere servite riverita, dovrà stacce. Quindi, Don Rodrigo. Cuccio le culo! E infatti, eccolo Egidio! Mi fa tagliare, maffei! E girizzissimo! La sacrestia? Lei si appoggia alla porta malinconica. E Gesù non è contento. E quindi sarebbero i promessi fatti e finiti se tutta sta gente potente si fosse unita per andare contro i nostri protagonisti. Ma tu non ci potrai mai credere! Proprio in questo periodo, l'innominato non sta proprio in formissima. Non è nel suo prime. Sente una certa pesantezza di stomaco. Datogli dal le cattiverie che ha fatto in vita, un'indigestione d'infamità. Questo periodo si ritrova a pensare sempre più a quel, come si chiama, quello di cui aveva tanto sentito parlare quando era piccino. Chi era, dai? Ah sì, Dio! Perché non ha mai creduto in me? E che mi sembrava tanto una cazzata. Il problema era che non lo sentiva da fuori con le prediche o ste cazzate, no, cioè, ma da dentro, questa acufene divina che lo giudica. E non riusciva più a fargli fare le cose brutte senza rimorso come una volta. Poverino, il coccodrillino che piange. Però, meglio Icardi che mais. Forse questa era l'unica vera funzione utile della religione. Fa sta buoni i ricchi. Faceva strippa pure loro. Per guadagnarsi il paradiso. La cruna del lago sembra strettina, eh? Avemo sbagliato tutto. Viva Gesù! Sì! Ma allora, se è così pieno di turbe, perché accetta di dare una mano a Don Rodrigo? Per dimostrare a se stesso che si ricorda ancora come si fa. Nibbio! Via qua! Ecchi me! Vamma più a luce! E il signor Manzoni, che ci mette 3 pagine a spiegarti tutti gli avventori della locanda che non vedremo mai più, o delle cazzo di fratte, come vedremo, farà più Lucia in mezza pagina.
Egidio, ma qui bravi. Gertrude la vende, presa. Ciao. Ma come? Almeno dimmi come attirano fuori Lucia. Va bene. Gertrude letteralmente gli dice a Lucia: fammi a pian cappuccino. Un frate, eh? Ma comunque, io che devo essere nascosta? Egoista! Non ti facevo così! Io rischio a proteggete! Manco tantissimo in realtà. E tu non puoi fare una passeggiatina! Cattiva! La monaca di stronza! Usa i sensi de colpa! Datrice de lavoro accuratissima! Peggio! Datrice di fede! E infatti la buona fede di Lucia la fa cede. Glielo dice una monaca. E se me fermano, inventate una cazzata! Dire una bugia? Non sarei figlia di Maria! E io e lei stiamo così. Quella è la spia, rincoglionita. Scus! E quindi, in mezza pagina, Lucia è per strada, pronta per essere sequestrata. Sequestrata! Però, menzione onorevole, sappiamo che Momo è piena di contraddizioni. E quando Lucia sta per darsi per strada, lei apre la finestra e... Lucia! Mi dica! Due bustine di zucchero. E la rapiscono! Fatto il misfatto del ratto! Lucia, scuoti la capoccia! Che sono nei maragas se sveglia mezzo villaggio! Non c'hai più, mannacci! Non mi avrete! Me butto dalla carrozza! Sta buona! Allora svengo! Oh. Richiappede! Me butto! Fermate! Non te famo niente! Siamo dell'anonima! No, dell'innominata! Sequestri! Ce l'hanno comandato! Va bene! Allora io vi perdono! In nome del buon Dio! Temetelo! E lasciatemi andare! Nah! L'innominato, al vedere arrivare questa contadinotta, lui, che aveva giocato con così tante vite, sentì finalmente la presa bene de una volta! Quando faceva le cose cattive ed era felice! No, provava ribrezzo. Sei cambiato, fratello. Quindi, per non fargli troppa paura, gli mette vicino una vecchia, che pure nel film chiamano vecchia, e che pensa solo ai cazzi sua. Bene, con stocchietti vigilissimi. Fai allestire una bussola e metticela dentro. Ma non c'entra. Poi il nord è là, te lo dico io. Che famo, magnetizziamo una cristiana? Una bussola è tipo una portantina. Per le cose brutte che ho visto fa qua in giro, non sarebbe nemmeno niente di che, potrò dubitare. Davvero mi vedono così? Lucia vede una donna e ci riprova. Per la Vergine Maria! Almeno lei che è donna, mi liberi! Ma che è sto sessismo? N'ha visto Barbie. Mentre il nibbio gli riferisce com'è annata. Insomma, sarebbe stato meglio dargli una schioppettata. No, lo so, non si fa, non si dice. M'ha fatto tagliare sta frase. Sono umano. Non per cazzo sempre a pregare, capisco. Ma no, perché m'ha fatto pena. Purella. Meglio smettere di soffrire. E l'innominato, stunnato ancora di più. Questo ha fatto compassione al nibbio, che picchia gli orfani coi cuccioli de foca. E quindi dentro l'innominato cresce sto sentimento de ho fatto una cazzatezza. Ma la bestia che c'ha dentro dice: no, tu sei cattivo. Sì. Vediamo domani. Fate venire subito Rodrigo che sa piasse. Ma prima voglio vederla. Eccomi. E si affida a Dio. Ah, questo Dio. Anche lei ci crede? No, 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 no. Sì, lo vedo che è un brav'uomo. Ma chi lui? Sì. No, è vero, fa pena. Non guardarmi così. Non inscacci una buona ispirazione. Mi liberi. Oppure io muoio. No! Pensaci te! La vecchia si mise a sedere su una, indovina, seggiolaccia e cerca di fargliela pia bene a Lucia. Ma lei si rifiuta di magnà e di mettesi a letto, raggomitolandosi in un cantuccio. E la vecchia sarà preoccupata per Lucia? Pensa solo al fatto che l'innominato sapierà con lei se non magna abbastanza. Un'altra donabondio. E Lucia, raggomitolatina nel cantuccino, che fa? Prega! Ritrovando la forza! Anche perché finora l'hanno trattata bene. Finché non arriva Don Rodrigo. E allora mali estremi, estremissimi rimedi malissimi, drasticissimi. Lucia si rivolge direttamente alla one and only first lady del Signore, Maria. Fammi uscire da qui e io sarò vergine per sempre con Matteo. Ma non è per frebutarti. Spiazzato.
il promessone del muori! E un pochino rincuorata si addormenta, non come l'innominato, che si rode a letto nel pentimento, sempre peggio, pensando alle imprese ancora da compiere, non giova nell'attesa, o si arrabbia per gli impedimenti. Tutto quello che gli dà piacere ha smesso di darglielo. Regà, l'innominato è depresso. Manzoni te spiega la depressione seicentesca. Sto peso delle malefatte ormai non è più un'indigestione, ma sta diventando veramente insopportabile una colica. Che devo fare? Lucia è qui, ancora salva. Potrei andare da lei adesso e dirle: sei libera. Apri la portiera dalla macchina, dalla carrozza, e vederla contenta. Anzi, sai che faccio? Pongo fine alla mia vita! Regà, non vi rendete conto di quanto sta in botta l'innominato? Da 0 a 100, eh? Dovete leggerlo per capirlo. Sta in crisi vera, sto cercando di fatte rende conto, ma... Bello! In tutto questo, come fosse un segno, arriva il cardinale Borromeo! Tutti felici! Perché? Per un uomo. Puffuà! Perché lo amano così tanto? Perché è un santo! Un super santo! Colendissimo! Ma non lo senti la musica come sale, sale? Guarda i tagli, processione innominato, guarda! Non l'ho messo io, eh? Ma fei! La smettitemi, ma! E per fatte capire che l'innominato lo vede, circondato dal popolo, amatissimo. Anch'io voglio questo, che mi vogliano bi! Decide quindi di andare a colloquio per qualche buona parola, come il padrino 3. Ma prima lascia detto di dire a Lucia che quando torna farà tutto quello che lei vorrà. Chi sei tu? E l'innominato parte da solo, perché la sua protezione è la sua nomea. Cioè, innomea. C'ha il sartafila incorporato. Lui la fila per vedere Borromeo. Fuffu! Ed eccolo! Babbo Natale, Borromeo! Nato nel 1564. Col cazzo. Sì, no, invece sì. Cazzo dico, no? Ha fatto tante cose belle. Ma in sostanza era uno che ci credeva tantissimo nel messaggio del signore padrone di questa terra. E che la vita non deve essere per forza una tragedia per molti e una festa per pochi, ma un impegno per tutti. Oh. Sin da piccino stavo in fissa con la carriera ecclesiastica, anche perché pure lui era nobile, c'aveva i parenti ammanicati, come il cugino Carlo, più grande di lui di 26 anni. E per non mettergli troppa pressione a Federico, è proprio San Carlo. E nonostante fosse nobile, ricco, eccetera, voleva vivere in modo frugale, per dare l'esempio. E fa tagliare perché gli facevano gli agguati per mettergli cose di valore. E mettere sto scialletto de marca. No! Don't do it! Diventa arcivescovo di Milano e si può descrivere come un San Francesco meno radicale. Dare via gli averi, sì, ma piano piano. Distribuirli, anziché usarli lui. Tipo il suo entourage quando andava in giro, quanto costava? 600 scudi? Piateli dalla mia cassa. E quelli che mi dà la chiesa, dateli ai poverelli. Famosa era la sua biblioteca. Termine storico, una fracca dei libri. E lui dava a tutti la possibilità di consultarli con penna, carta e calamaio per prendere appunti. Quando venne a sapere che un nobiletto aveva costretto la figlia a farsi monaca, nonostante ella volesse maritarsi, ella... Vi ricorda qualcuno? Sì, Ryuzaki al femminile. E va, no, Gertrude. Era lei? No, questa è un'altra. Che si salva, perché Borromeo viene a sapere che voleva un uomo una galla solo perché il padre non aveva 4.000 scudi per la dote, e Federico glieli dà, salvando la giovane da un destino che ben conosciamo. Anche lui accarezzava i bambini, dai. Per favore, basta. È un po' inquietante sta cosa, ma a quanto pare per la chiesa e Michael Jackson è una cosa positiva. E dopo tutte ste pagine de ads a Borromeo, Manzoni me le fa finicco. Ma perché quest'uomo dotto, così prolifico di opere, è così poco famoso tra i posteri? Perché colui che bla 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 pagine? Perché? Non ve lo dico. Boh, andiamo avanti. Alessa, ma questo è un libro o il tuo diario dei pensieri senza filtro? Insomma, un altro esempio di rettitudine, come Fra Cristoforo, ma meno manesco. Quindi me, ma io Fra Cristoforo. Comunque bravo. E incontra l'indominato.
Insomma, voi dovete essere l'indovinato. Ho indovinato? L'indovinato? Da quanto tempo volevo conoscervi? Perché? Sapete chi so? Io lo so che siete qui perché Dio vi ha toccato il cuore e vuole farvi suo. Come lo sapete? Ci marciamo da millenni sui sensi di colpa. Dio ha scelto proprio voi perché siete il peggio, il terribile, e vuole che le voci di sdegno verso di voi diventino cori di gioia. Vi ha illuminato, l'illuminato. Convertitevi! E l'innominato cappottato. Ma porco Giuda, lo becchiamo nel redemption arc totale. È ora di riparare. Sì, tipo my name is... Dai, iniziamo? Da Lucia, dai! E quindi io, poco più di metà romanzo, più o meno 400 pagine. Mi dite che faccio i video lunghi, ma v'ho detto in un'ora, tutta sta roba. Torna pure veloce. Comunque, mo, tutti si uniscono per salvarla. Solo Don Rodrigo ancora rompe i coglioni. Cos'altro potrebbe andare storto? Andate a chiamare il curato del paese di Lucia. E tu ricordi chi è? Don Abbozzo. Felicitazioni! Abbiamo ritrovato Lucia! E questo è l'innominato. Mo ce darai una mano. Yuhu! Mannaggia che sia andata così! Ma ne la potevi far sposare con ragazzo! Tranquillo per lui, non morde! Bau! Sì, ma io non ho paura che me morda, ma che metta a ferro e fuoco la mia dimora! Gli dice bene che l'innominato e Federico stanno in piena bromance! E so più appiccicati di Lucia con Rosario! Quindi non indagano sul mancato matrimonio! E lui si limita a fare faccette! L'attore che fa Don Abbozzo, caratterista real! Quante mossette! E quindi Don Abbozzo e l'innominato si mettono sui muli per annappi a Lucia! Mandati da Federico! Che team! Che benessere! Che crema! In tutto questo assistiamo ai pensieri di Don Abbozzo, addolciti dalle peripezie di Lucia, poverina. No, si rammarica ad essere messo in mezzo in questi affari di questi birboni che se potessero tirerebbero in ballo tutto il genere umano nei cazzi loro. Don Abbondio, va bene, sei arrabbiato, ma non mi sembra il caso di spoilerare Attacco dei Giganti, che andrebbe pure bene. Ma tranne me, quel Rodrigo poi è ricco, bello, intelligente, affascinante, si parla e vuole fare il molestatore, il più pazzo, il più ladro, il più arrabbiato mestiere di questo mondo, cheat. Potrebbe andare in paradiso in carrozza e invece sceglie di andare all'inferno zoppo. E magari è pure vero che l'innominato si è convertito, ma poteva convertirsi zitto a casa sua. Ma quanto fa incazza Don Abbondio! Anche se le cose migliorano, non gli sta bene un cazzo. Meglio che rimane tutto uguale, se non lo disturbano. Modernissimo! Ed eccolo nella casa dell'innominato, che ospita il fior fiore della braveria d'Italia! Dopo tutto il viaggio e vedendo dove è arrivato, alla fine si disse che sì, forse era meglio sposarli sti promessi. Almeno quando Lucia lo vede, gli piace subito bene. E regà, io pensavo succedesse qualcosa che impedisse il salvataggio. L'innominato ci ripensa, arriva Don Rodrigo, una valanga, un fiume, un fulmine. E invece, Lucia liberata a metà romanzo. Il salvatore vero qua è l'innominato. La Madonna! Ho sacrificato la mia anima! Anzi, magari quella. No, esagerato, no! Mazzina ci ha torto! Ho fatto il voto! Eh sì, certo! I chirurghi, i medici, i cerusici! Ni ringrazi mai. Vabbè, comunque l'innominato risolutore. E prima che Lucia se ne vada, trova il coraggio e le urla: perdonami! Porco Giuda! Oh, innominato! Secondo personaggio mio preferito! Poi lo sapete che mi piacciono quelli che si ravvedono. Ora, durante il viaggio di ritorno, che non è successo niente, Don Abbozzo si sarà sciolto un pochino, come un tomino. Poi dopo aver visto sta sequela di buone azioni e sentimenti belli, bam 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 bam! No! È pensieroso, sì! Pensa a quanto sia scomodo viaggiare così. Senti, E soprattutto si preoccupa delle conseguenze con Don Rodrigo, che sapierà con me. E se il cardinale indaga sul perché non l'ho fatti sposare sti due, voglio andare a casa. Lucia invece va a casa di una signora che si sono portati sempre per fargli abbia bene, la moglie del sarto, che se magna cappone.
Lucia adesso è al sicuro ed è un po' più felicina. Poi ripensa al giuramento e si rende conto di cosa ha rinunciato. Forse una volta nella vita, magari, vorrebbe scoprire. Sì, ma mo è troppo tardi, eh. Hai pregato la Madonna e ta. Il giorno dopo risorto. Servizio completissimo. Mo vita casta e pura. Cambia il titolo. La promessa zitella. Gattara, die. E poi si pente di essersi pentita. La moglie del sarto, col sarto e tutta la famiglia sua, sono tornati dalla messa del cardinale Borromeo, che sta a girare in tour per tutti i paesi. Porro del Meo. No, che bravo che è! Vive in povertà! Anche qua la cosa d'oro gigante che c'aveva in testa è solo 14 carati! Arriva pure Agnese, a cui hanno raccontato in modo confusionario l'accaduto. Hanno rapito Tufia! Ah! Ma mo è al sicuro! Sta con l'innominato! Ah! Che si è pentito! Ma è spaventata! E ha bisogno di te! Hai rotto il cazzo! Tutta colpa di Don Rodrigo! Mannaggia a lui! No, mamma, non si dice! Mi hanno salvato loro! Ma chi questi? C'hanno una faccia da regina Cepi! Sai cosa ci vorrebbe adesso? Una fiesta? No! Una preghiera! Ecco anche il cardinale Borromeo, circondato da gente che lo ama, mentre lui gli casta benedizioni. E qua il romanzo ti vuole insegnare che chi pensa solo a se stesso in questa vita verrà punito da Dio e da Agnese, che spiffera, sniccia, dona bozzo. Se avesse fatto sposasti due, non sarebbe successo tutto sto bordello e gli studenti di tutta Italia non avrebbero sofferto così tanto. Non hai detto tutto, mamma. Ho detto tutto quello che c'era da dire. Ma abbiamo peccato anche noi. Non dire così, Lucia, che sei la protagonista, siamo per bene, forza. Anche Agnese ci ha ste virate ogni tanto di italianità media. Ma non Lucia. Perché noi avevamo provato a fare lo sposalizio, fuitina. E Dio ci ha gastigato. Mi fa tagliare l'italiano della volta. È pieno di G al posto di C. Gastigato, Federico. Ma chi è sto promesso sposo? Lorenzo, detto Renzo. Ma chi, Tramaglino? Ma quello della rivolta del pane lo conosce pure Borromeo ormai. Renzo è diventato famigerato. Ah, capito. Tanto bella, tanto casta. Ma c'hai la sindrome del pirata. No, lui è bravo. Vediamo, me lo segno. Piccola parentesi che mi fa tagliare. Borromeo se ne va salutando il sarto, che è super fan suo e aspetta sto momento da tutta la vita. Grazie che ne tieni qua. Si figuri. Ciao. Ma come ho fatto a dire solo si figuri? Potevo dirgli tu c'è la croce, c'ho il punto croce. Stupido, 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 stupido. Comunque al cardinale gli sta simpatico il sarto e paga tutti i debiti insoluti che la gente ha con lui. Letteralmente rimette i nostri debiti. Sì, però mi pare una cosa tipo gli 80 euro di Renzi. Da una mano al sarto che già li fa i sordi. Ha già accesso al credito. E infatti in più vuole che veste i poverissimi a sue spese. Au, me devo sta zitto. Ma questo è forte davvero, dimostrato dal fatto che ha veramente convinto l'innominato. Infatti torna a casa e chiama i suoi bravi, perché gli deve fare un discorsetto. Qualcosa al contrario. No, 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 no. Signori, io mi sono rotto. Il bad ending l'ho fatto. Mo voglio fare il good ending. Chi vuole rimanere sarà come la mia famiglia. Chi se ne vuole andare lo liquido. Ah! E io lo sapevo, siamo tutti morti. Coi soldi. Sì. Ma c'è un cane. Anche lui uno scagnozzo, è il vice capitano. Lui sa contare qua a zampa, io no. Ehi ragazzi, il capo è invecchiato. Si è rammollito. Ti sembra rammollito? No. Concluso il discorso, l'innominato andò a dormire, perché dopo tanto tempo aveva sonno. Ma prima che se fa, se prega, Ma non so più abituato. Allora, ave tuzia, Maria, piena di grazia. Prego, non c'è di che. Va a dormire, va. E l'innominato dorme beato. La conversione è completa. Va bene. Ma a parte tutto, si sa chi è questo. Sì, tutte le speculazioni alla Dark Soul portano al fatto che l'innominato sia niente po' di meno che Francesco Bernardino Visconti, figlio del signore di Milano Bernabò Visconti, a cui concesse il feudo di Brignano. E volete sapere un po' di cose di sto Bernardino? No? Non frega niente, decido io, zitto, senti. E poi se tagliamo, regà. Morto il padre, la madre vedova se voleva risposare. Un poco di buono, giocatore d'azzardo, mezzo ubriacone, soggetto. E che fanno lui i fratelli per impedirlo? Rapiscono la loro madre!
11 anni c'aveva. Poi comincia a far danni seri. Tipo a 14 anni con 26 bravi. Entra a casa di un ricco, sfonda tutto. Da lì giù per la criminalità. Finché a Treviglio non incontra Borromeo. Ecco dove stavano. E poi quello che sappiamo più o meno. Andiamo avanti. Hai visto? E che ci abbiamo messo? Mamma mia, così sa una cosa in più. Nel frattempo, nel paese di Lucia e dintorni, a questo punto non ci si limita a sussurrà, a spettegolà su Don Rodrigo, ma proprio a sparla e rosica. Ma come tutti quelli forti coi deboli e deboli coi forti, visto che sta per arrivare Borromeo, che fa? Scappa. Chi non scappa è Don Abbozzo, che pensa ad essersela cavata dopo l'omertà e complicità che non l'ha fatti sposare. Ma proprio quando arriva, chiama Don Abbozzo e gli dice di accogliere le due donne a casa sua, va bene? Sì. Finché Lucia non andrà da donna Prasside, che forse si pronuncia Prassede. E chi è? Una signora facoltosa, che prende tanto a cuore quelli come te. Una cucciolina, ti vede come un Labrador. Ma basta! Sti ricchi che giocano con la vita dei poveri! Perché sta donna Prasside era brava, ma s'accollava in una maniera, si impiccia, c'aveva sta cosa di decide per l'altri. Per esempio, con Lucia, senza chiedere un cazzo a nessuno, aveva già capito che stava a passare i guai per le cattive compagnie. Quel giovane cattivo, quello scapestrato, bisogna allontanarlo. E Lucia quindi si deve dividere dalla madre, ancora. Ma questa non gli si può dire no, sto bene qua. Ma che sei matta? È una gran signora! Non si può dirgli di no! E finisce tutto bene. Pure Don Abbozzo è contento. Lucia va da Donna Prassede. Agnese torna a casa. Arrivederci, cardinale. Sì, sì. Ma perché non l'hai sposati? E che pensavi di scappare? Ora che ti ho messo davanti alla colpa, redimiti! No! Lui pensa: bastarde, ma avete venduto! Dimmi com'è andata. Si confessi, confessore. Mi hanno costretto, intimato, pena la vita, di non sa da fare questo matrimonio. E le pare una ragione sufficiente? Chi è stato a intimarglielo? Un gran signore! Omertà 255 per Don Abbozzo. E che Gesù Cristo, quando lo stavano a mettere in croce, nel momento decisivissimo della sofferenza, ha detto: no, scherzavo? Noi è questo che siamo. Agnelli in mezzo ai lupi, ambasciatori della volontà del Santissimo. Dobbiamo andare col Vangelo scritto da Dio contro il Vangelo di superbia e odio scritto dagli uomini. Ma non esiste vittoria a combattere con chi? Quel notabile personaggio. Il soffrire per la giustizia è la nostra vittoria. Se no, che cazzo stai a fare in mezzo agli ecclesiastici? È un posto fisso. Cosa predichi tu? Il fatteli cazzi tuesimo. Ma questi che voi chiamate figliuoli, non li amate? No, scusa, ma li vedo un po' come amici, conoscenti. Perché se l'amavate, l'avesti amati, amatessi, amassi, avreste trovato il coraggio, anche di fronte alla paura. Il coraggio di chi ha il timor santo e nobile per gli altri. Il coraggio che non ti dà pace finché non fai la cosa giusta. E allora avreste agito. Ma voi non amate. Vergogna! Ma questo si deve beccare con Fra Cristoforo. Non vedo l'ora di leggerlo, perché ci si becca. Beh, adesso, dopo pure la lavata di capo, assisteremo, come abbiamo fatto con l'innominato, al redemption arc di Don Abbozzo. Borromeo sarà riuscito a fargli ritrovare la retta via. No, frega niente. Impassibile. Il più italiano degli italiani. Manco davanti all'imbarazzo d'essere stato sgamato, omertoso, colluso con la mafia. Sì, sì, sbraita, predica. Quello che ho capito io è che te frega più di quei due poveretti che di un parroco del tuo circoletto. E non si fa così. Non è quello che ha detto. Analfafede disfunzionale. Sì, sì, pure l'innominato. Tutto baci, abbracci e nitriti. Che è crollato come una scolaretta. Facile, mo. Fino all'altro ieri gonfiavi i cuccioli de koala con gli orfani sopravvissuti ai cuccioli de foca. Del Nibbio prima. E mo è cambiato. La fede. E a me, dopo una vita a servire per mezza bugia, ero nel posto disabili, ma 5 minuti. È sempre così, tutti mi danno addosso. Devo abbozzare, è il mio pianeta. Città.
Ma se vi minacciavano, perché non l'avete detto al vescovo? C'è sta apposta quello che aveva detto Perpetua. C'aveva ragione lei a perpetuare questa tesi. Perché non volevo cazzi. Ma è proprio questo il punto, il problema dell'Italia. Aver ceduto all'iniquità, che non si basa sulla forza del bruto, ma sulla credulità dell'iniquiato inquinato. E io ti dico, a questo punto, Don Abbozzo, capisce, no? Gna fa più. Si ricomponicchia un'altra volta. E dice la frase che dice ogni maledetto egoista quando qualcuno parla in favore della minoranza, dell'ambiente, di qualcosa di buono, in modo disinteressato. Gli dice, buonista? No. Ospitali a casa tua? Quasi. Dice proprio quello. Vorrei vedere fosse successo a te! Calla, a Borromeo dici così, che è la storia sua. L'Italia, signore, veramente l'Italia. Cercare di scusarsi accusando, butta a fondo pure te. Perché tanto siamo tutti uguali, famo tutti schifo, non si può migliorare. È incredibile per la gente ormai fare qualcosa disinteressatamente. Sicuro ci guadagnerai, il sospetto c'è sempre. Quanto me fa incazzare, manco Borromeo penetra Don Abbozzo. C'è una scorsa più dura dei sette innominati, che tra l'altro non v'ho detto, prima che Lucia se dia, è andata la vecchia prassede, gli regala 100 scudi d'oro. Come dote, o quello che te pare. Becca sti spicci. E che spicci? Ma questi non so spicci. Per me sì. Lucia li affida alla madre, che se li sogna la notte. Sbagliatissimo innominato. Le rese ricche tutte de botto. Mo se monta una testa, bisogna imparare piano piano. Quante storie di chi ha vinto la lotteria dopo 6 mesi. Agnese si sente come la madre da Ferragni. Simulator. Farò anch'io i post dove sponsorizzo gli aratri. Abbiamo svoltato! Piamo Renzo e emigramo. Oh madre, che non sa che Lucia ci ha messo una pietra sopra, un altare. Non te l'ho detto. Cosa? Non ti piace più Renzo? Sti cazzi, ci serve. Lasciamola marcire nel bergamasco e damose da strong independent woman. Come ho sbagliato sull'innominato. Chissà se è single. Io voglio credere che esista una fanfiction tra Agnese e il nuovo padrino De Lucia, i promessi sposi 2, i geriatrici sposi. Ma è il momento per Lucia di votare il santo sacco. Ho fatto il voto e non mi ha detto un cazzo, eh? Intanto Renzo non se trova, manco Federico lo trova. L'avevamo lasciato da Bortolo, sì, ma poi una mattina spari. Che è successo? Che Don Gonzalo Fernandez de Cordoba, governatore di Milano, si è incazzato perché il ladrone rivoluzionario comunista Lorenzo Tramaglino è sfuggito alle grinfie della giustizia. Ma quanto cazzo è diventata grossa sta storia? O meglio, il nome suo, pure Gonzalo. Quindi non è che è sparito, puff. È Bortolo che lo manda via. Ma dove sta questo promesso sposo? Rieccolo! Marco Columbro! Lorenzo! Detto Renzo. No, non te chiami così. E come mi chiamo? Antonio Rivolta. Serio? Rivolta? Nome in mezzo del pane? Per il meme! Memanzoni strikes again! Portandola a una fabbrica a 15 km di distanza, nel territorio milanese, Nomor Baggiano. Nel film, Bortolo nasconde dietro una botte. Ha molto più senso. No, no, poi ce lo porta. E quando chiedono del cugino, Bortolo non lo sbrumotta. Non sapendo però che questi sono mandati da Federico. Non sai niente di Renzo? Non so niente. Ma sei sicuro? Sì. Guarda che non esiste. Vengo per conto del cardinale. So ateo. Ma perché Gonzalo si è incaponito con Renzo? Incapponito. Perché Renzo, non facendosi i cazzi sua, che almeno non italiano medio, si è messo in mezzo a una catena di eventi più grandi di lui. Questo personaggio di fantasia si è invischiato nei fatti storici. E allora parliamo un po' di sta guerra! Dai, eravamo rimasti alla morte di Vincenzo Gonzaga. E quello che se vuole acchiappare tutte cose è il duca di Neves, Carlo I Gonzaga. Luigi XIII aveva detto yeah! Filippo IV aveva detto E il Sacro Romano Impero, il Primo Reich, bitch, aveva detto meh. Ma manca uno in sto quadretto, il duca di Savoia, Carlo Emanuele I, che prende Malino.
le pretese del duca di Neves. Ma come, Luigi? Mifia era la moglie di Francesco Gonzaga, buonanima, duca di Mantova e Monferrato. Sì, ma tantissimo tempo fa. E già hai prese pizze per quello. Perché questa è anche detta la seconda guerra del Monferrato. Non imparate mai. Ma come, lui? Sì, e Sofì, tu sorella sei sposata a mio figlio. Lo so, la prossima cena di famiglia sarà imbarazzantina. E ora mi fai questo? Mi appoggi in Neves? E giù a litiga. Perché, come disse il poeta, non si può fare una guerra a cazzo de cane. Servono dei motivi. E se non c'hanno il petrolio? Cattivo! Non te basterà la maschera de Fero per nascondere la tua vergogna. Quella roba non è storicamente esatta. Può essere. Ma è figo pensare che stia succedendo in questo momento, mentre Renzo fa le cose sue. Guarda che vado con gli spagnoli, eh! Voi italiani sempre a cambiare casacca. A me piace di più Ferrante Gonzaga, principe di Guastalla. Per Mantova, per Monferrato vado bene io. Carlo, Carlo primo, ok. No, quello è il duca de Neves. Continuiamo a chiamarlo duca de Neves, infatti. Carlo Emanuele primo. Io, disinteressatamente, te dico, fidete. Parble, je pense. Sì, 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 sì. Intanto che fai? Io, Don Gonzalo Fernandez de Cordoba, iniziamo l'assalto a casa a Monferrato. Tutto questo sta succedendo più o meno mentre Renzo è in mezzo alla rivolta del pane. Quando, se ben ricordi, t'avevo detto che Gonzalo s'era dato. Allora il duca di Neves chiamò il cardinale di Richelieu. Proprio quello, il nemico dei moschettieri. Perché gli anni sono quelli proprio lui. Cosa cazzo stai dicendo? Libera Leonardo DiCaprio. E oltre a essere blastatissimo nei romanzi, c'ha da fa ad assaltare La Rochelle. E non può venire. Allora chiama i signori veneziani, che gli dicono: vediamo se cappotti pure i francesi. E il papa Urbano Cairo VIII senza Cairo ci mette una buona parola. Ma i soldati? No, no, quelli sono miei. E dopo aver chiamato tutta sta gente, che gli Avenger possono pure andare a morire da peste, come andrà? Lo vedremo. Però tutto questo è per dire che Don Gonzalo si è scordato de sta quisquilia de Milano de Renzo. Dopo un po' sta col best buddy duca de Savoia a giocare la guerra. Ma Renzo questo non lo sa e rimane latitante. Ma anche così vorrebbe far avere sue notizie. Però ha due problemi. Il primo è che per mandare una lettera avrebbe dovuto chiedere a qualcuno, perché lui non sapeva né leggere né scrivere né far di conto. Ma non è più tanto un vanto. E poi serviva anche un corriere. Come farà? Trova chi? Lascia perde. Il signor Trama Pretestoni. Qui è Bortolo. E va bene. E fa spedire la lettera a Monza? L'ultimo luogo dove sapeva fosse Lucia? Ma no, lo vedi, tu saprai leggere e scrivere, ma sei scemo. A Pescarenico! Da padre Cristoforo! Perché magari le donne non si trovano più a Monza. E infatti. E poi si aspetta. Nessuna risposta. Perché pure Cristoforo l'hanno declassato da personaggio ricorrente a comparsa. Allora ne manda un'altra a Lecco da un amico suo. E stavolta riesce ad arrivare ad Agnese. Yeah! Ma chi è mo questo di Lecco? Mister Narrativo Espediente. Va bene. Però c'è un problema con le lettere di una volta, quando in pochi sapevano legge. Perché ognuno voleva dare un'interpretazione a seconda delle sue esperienze, leggendo una cosa già cambiata da chi l'ha scritta rispetto a quello che l'aveva detta. Che corregge, ci mette del suo, ma fatti i cazzi tua! Un po' come il gioco del telefono a filo, mi ricordo come si chiamava. Che io ti dico all'orecchio e vive i fiorellini, e quello all'altro capo ammazziamo i bambini. No, però alla fine, bene o male, Lucia capisce do sta Renzo e manda al signor Rivolta 50 dei 100 scudi regalati dall'innominato. E nessuno nel viaggio se l'è fregati. Non è verosimile. Ma Renzo, non capendo bene che c'è scritto, perché Lucia gli dice pure del voto e demettese l'anima in pace, è confusino. E Antonio Rivolta si rivolta. Che cazzo dice questa? Ha premuto troppo i cucchiaini. Lo voto Lucia. Che però, mi avete detto nei commenti, non so cucchiaini, so spadini. Ah, non so per il dolce, so per gli stuzzichini. Nah, dai, state zitto. La sperada era usata in Lombardia dalle donne che si dovevano maritare ed erano regalati dal futuro marito. E regà, tutto aveva un significato. Se moriva di fame, ma su ste cose erano impicciatissimi. Il numero degli spadini indicava l'età della sposa, il materiale
quale e quanto fosse ricca la famiglia del marito. Questi di che so? Argento, ferro, alluminio, carta stagnola. Alla base c'era uno spillone più grosso, regalato il giorno del matrimonio. Poi se ne ricevevano altri per gli special events, tipo la nascita dei figli. Ma comunque devono essere sempre dispari. In sostanza erano una super fede nuziale brilloccone. Sto parafrasando quello che mi avete scritto. Grazie, continuo così. Ma giudicare da tutto sto cash che m'ha mannato, mo Lucia si compra tutti gli spadini, cucchiaini, forchette e butta la pasta che gli pare da sola. Primo caso di dote per il divorzio. Divisione dei beni senza matrimonio. Renzo Canto. Sì, sì, Antonio detto Renzo. Ma c'è scritto Renzo nel film? Ma queste sono sceme, così mi scioccano. Comunque sia, nel film, ma anche nel libro, la verità è che rimarrete promessi per sempre. Aspetta, forse abbiamo capito male. Te l'interpreto? Mi duole informarti, mio amatissimo. No, leggimela precisa. Accannamose. Renzo ce l'ha un po' di problemi di gestione della rabbia. Te credo, non se sfoga. E Virginello? E lo sarà per sempre. Io non ci sto. La giovane deve essere mia. Shit. Intanto Lucia è da donna prassede, che cerca di tirarla su. Allora, ci pensi ancora a quello? Hai capito quale? No. Aha, ma sai chi intendo. Quindi ci stai pensando. Quel demente mentecatto, dementecatto. Non è vero. Il romanzo è diventato Rossana. No, scus. Codomo no omo. Oh, vedi che pure te sei una teppistella. Io la vedo pure lei che c'ha lo sguardo da infame. Sempre a testa bassa, ancella del patriarcato. Ah, per questo? No, perché c'ha paura e vuole solo tornare al paesino suo e vive serena. Ma cosa supponi? Cosa supponi? Bastonabile. Bastonabilissima. Sti giovani d'oggi. Oh, mancava solo sta frase per completare il quadretto. E dar mille spicci che le generazioni dopo fanno sempre più. Che fortuna vuole per Lucia, che donna prassede c'aveva poco tempo per lei, perché stava combattendo le cinque guerre sue personali, una per ogni fia, perché lei vuole sovraintende tutti i cazzi loro. Ma comunque anche il marito di lei, Don Ferrante, tutto sommato era un bravo guaglione, uno studioso di tante cosine, come astronomia, filosofia, fanfragico d'Aristotele, storico e politico. Perché a cosa serve una guida se non c'è qualcuno dietro che impari la strada? Wow, che bella frase. Peccato che ogni volta l'autista è diverso e bisogna ripetere sempre gli stessi errori via le stesse buche. Abbiamo detto studioso d'astronomia, e anche astrologia. Ma sì, ecco perché stanno a tutta schifio. Perché Saturno sta in congiunzione con Giove. Shit, è importantissimo. Ah, vabbè. Allora gli astri sono lassù come tante capocchie di spillo ficcate in un guancialino? Sì. Istoriografo del Duca di Savoia e di Luigi XIII, re di Francia. Manzoni! Ma Ferrante era ferrato veramente solo in una cosa: la scienza cavalleresca. Aveva una bellissima libreria dove annoverava mirabili pezzi come Alessa! Tre pagine de Ferrante e dei suoi hobby quando ci hai lasciato con Renzo incazzatissimo. E infatti qua Manzoni mi fa capire che in realtà ci sta a trollare, perché dopo ste pagine dove descrive minuziosamente Ferrante, che poi non servirà un cazzo come personaggio, Manzoni scrive, non cito ma praticamente, forse ve sto a romper cazzo. Vedi te, romanzo tuo. Time skip! Fino all'autunno del 1629. Nel durante, i nostri eroi rimasero tutti più o meno dostaveno. In sto periodo, Agnese e Lucia dovevano ricongiungersi, ponendo fine almeno a questa sofferenza. Ma succede qualche cosa? Dobbiamo andare avanti perché tanto non le ribeccheremo per un po'. Parliamo invece di quello che succede a Milano. Dopo la rivolta del pane, il popolo si bullava in giro per aver fatto abbassare le accise. Mo' è la benzina, prima era il pane, ma le cose sono sempre le stesse. Accise dal popolo, appunto. Ma allo stesso tempo aveva la strizzina, perché sapevano che non sarebbe durato più di tanto. E infatti il 15 novembre Antonio Ferrer blocca tutto e Don Gonzalo il 15 dicembre proibisce di portare il pane fuori Milano per più del valore di 20 soldi. Mo' però iniziano i problemi.
perché prima stava a grande. No, però se può sta sempre peggio. La carestia, infatti, operava senza ritegno. Se in bocca nella recessione piena. Lo spread è più alto del resegone. Le botteghe chiudono e la gente rimane senza lavoro. Si cominciano a vedere per le strade i contadini che chiedono gli spiccettini. Oh, e persino i bravi con quella mano che hai via. Tanto ferito, ora era tesa, ipocritamente, per la carità, spinta dai mozzichi della fame. E indovina chi prova a metterci una pezza? Sempre lui, Federico Borromeo, che manda cellule operative, de due preti ognuna, in totale 6, quindi 3 gruppi di preti, in giro per distribuire viveri e vestiti ogni mattina. Oh, esisteranno ancora i vescovi così? Ma come al solito, mica si fermava qua. Dai una ciotola di minestra a un poverello e o sfamerà in giorno. Ma dagli un po' dei sordi e seguilo dopo. E magari se rifà una vita. Io lo applicherei pure nell'immigrazione. La butto lì. Tutte ste cosette ce le descrive Alessandro Tadino nel suo ragguaglio. Ragguagliami, Tadino, su Borromeo. Ma come purtroppo realizziamo sempre troppo tardi, noi ingenui, spinti dalla bontà, anche nella povertà c'è ingiustizia. Perché chi rimediava a zuppetta? Chi era più veloce? Chi era messo meglio fisicamente? L'altri no. E gli indigenti cominciavano a essere sempre di più e di più e di più. Ma allora perché non si ribellavano a tutto questo? Non siamo mai stati come i francesi. Ma pure quelli abbozzano. Per adesso. Anche noi poi. Abbiamo visto che se c'è da rivoltasse, se rivoltavo. Mica saranno stati quei 4 impiccati a ferma a tutti. Che potevano essere 5. Soprattutto quelli che stanno morendo lentamente di fame. Col contratto a tempo determinato. Ma Alessandro Manzoni ci spiega che l'italiano è così. Si incazza per le boiate, ma sopporta gli estremi. Non rassegnati, ma stupidi. E ragazzi, porca miseria, avemo sofferto, eh. Soprattutto Milano sto periodo. Fosse vivo Miura, dovrebbe disegnare queste scene. Trono! Ah? Madri morte a terra che hanno provato a mangiare l'erba. Con neonato annesso che piange. Vivo accanto a lei! La carestia. Ma mica potranno peggio! Alla carestia si aggiunge la malattia! Ma questo romanzo parla dell'apocalisse! No, perché manca ancora la... Poker! Però prima parliamo della malattia. Soprattutto perché, prima della botta forte di pandemia, ci sarà una prova generale. In sta fine del 1629. Il tribunale vivente della sanità, tra cui Tadino, quello del ragguaio, ma comunque composto da 4 magistrati e 2 medici, decide di rinchiudere tutti i sani. Ma come i sani? C'è scritto i sani per dargli un tetto e limitare tutta sta povertà e le malattie che si diffondono. Nel lazzaretto di Milano, a spese del contribuente, entrarono in 3.000. Ad altri però non gli annava. So popolo loro, i no lazzaretto, i no lax. Allora il tribunale rispetta democraticamente la loro, manda i birri a Pialli. Quindi questi da 3.000 diventano 10.000. Ma l'Italia ci insegna che non riusciamo mai a far funzionare un cazzo. E l'acqua pulita diventa acqua, forse sì, forse no, mo vedemo. Le comode cellette monouso cominciano a ospitare 20-30 persone. La paglia per coricarsi sempre fresca, cambiata ogni mattina, dalle 11 alle 12 lascia la stanza, divenne mai cambiata e schifittosa. Insomma, il contagio che volevano evitare lo crearono dentro al lazzaretto. Allora che fa la sanità? Apri tutto. Avevo scherzato. Nate. E liberano tutti quelli sani. Dai, è andata bene sta prova. Siamo pronti a tutto. Ma che dovrà succedere mai? Pure la carestia sta a finire. Lanzichenecchi! E dai però. Dai, Emoskin, spiegacela un po'. Soldati di Ventura chiamati Lanzichenecchi. Anzi no, lo faccio io. Video mio. Eravamo rimasti in questa serie TV che è la vita, la politica, la storia. A Neves che va a chiesto aiuto un po' a tutti. Ma trova occupato. Ma una certa. Chi risponde alla chiamata? Proprio lui. Il cardinale Richelieu, che ha preso La Rochelle. Va dal re di Francia e lo cappotta per dare una mano al duca de Neves. Lo cappotta alla grande, perché proprio lui, proprio il re, scende in campo.
mena tutti e costringono Don Gonzalo e Carlo Emanuele a darsi da Casal Monferrato e impone, col trattato di Susa, al duca di Savoia de sta bono. E poi i francesi si guardano intorno. Montravail est fort. No, vabbè. E se ne rivanno. Americani accuratissimi. Democrazia, insomma, esportata. Ma è proprio qui che il primo Reich, bitch, il Sacro Romano Impero, si incazza, mandando il commissario imperiale, il duca di Nassau, dal neo duca di Mantova Neves, e lo intima a levasse dai coglioni. Oh, botte! Il duca, molto italiano, si vede che c'è il sangue dei Gonzaga che scorre forte in lui, prima un po' leccato, perso tempo, poi, col nuovo amico francese potente, ha democristianato. Ma il commissario l'ha capito e se n'è andato un po' rosicando. Ed è qui che arriva l'esercito di Ferdinando, che non si può permettere che i francesi prendano quei territori strategici. E cosa porta in dono? Incenso? Birra? Birra? Visto che sono tedeschi? La peste! Portata dai sorci! La Disney! Da qui nasce l'espressione milanese Vaccia Pirate. No, ma non è che magari in realtà ha qualche correlazione veramente? No, comunque non furono i sorci, ma gli untori. Lui, lui! L'ho visto col Blu-ray del Re Leone! E vabbè, un bel film. Live action! A morte! Sta diffondendo la Disney! Basta, mi querelano. Tadino, prova a dire a Don Gonzalo de non falli venire. Please! Questi quei germi killer! Ma Gonzalo risponde fiducioso: tranquillo, non succede nada! Ci penserà la provvidenza! Abbi fede! No! Hola! Ma stranamentissimissimissimissimamente, quando Don Gonzalo dovette lasciare Milano definitivamente per le figure de me fatte cercando di conquistare il Monferrato e sostituito come governatore di Milano da Ambrogio Spinola, la gente lo trattò malino, tirandogli sassi, mattoni, monetine. Intanto l'esercito alemanno, so sempre i Lanzichenecchi, guidato dal comandante supremo, alto condottiero, il direttore naturale, gran mascalzon, loop man, pezzo di merda, conte Rambaldo di Collalto, con 28.000 fanti e 7.000 cavalli, più le pecore. I nemici peggiori scendono dalla Valtellina, freschi freschi all'undicesimo anno della guerra dei trent'anni. Altri 19 anni così arrivano nel Ducato di Milano e i territori di Lecco, saccheggiando tutte cose e devastando le città. Fra un po' passano ai nomi, cose, animali, un casino. Riconoscibilissimi dalla loro maglietta bianca col logo spalmato e i tatuaggi. Il popolo la prende male. Non si può più leggere il Nuova York in Tveno in Santa Pace? Sì, magari. Magari così. Più così. Ma che cazzo sta succedendo? Anche nel paese di Renzo e Lucia scappano tutti. Don Abbozzo non sa donna. Sono partite tutte le barche, le carrozze, i pullman, i muli. La sua meta possibilmente sarebbe il territorio bergamasco, dove sono stati mandati i cappelletti. Eccoli! Dall'Emilia? No, dalla Repubblica di Venezia. Vanno a raggiungere il confine per bloccare Lanzichenecchi. Sì, ok, ma il nome della pasta deriva da questi. Ma quante cazzo di cose sto imparando? Ma forse no, eh? E Don Abbondio non vuole trovasse tra due fuochi, Lanzichenecchi e Cappelletti, che finisce male dovunque te metti. E chi gli darà una mano? Nessuno. Così te impari a pensare solo a te stesso. Questo è il tuo contrappasso. Avessi amato, la gente ti avrebbe dato una mano. L'hai imparato finalmente? No! Tutti cattivi, nessuno mi vuole aiutare. Egoisti. Meno male per lui che c'è Agnese a risolvere. E te pareva? Perché gli serve un accompagno per andare all'innominato. Sì, che quello c'è ospita. Ma solo noi andiamo? Io, te e Perpetua? Sì. E come farete a proteggermi? Tu dovresti! Ma chi sei, Usopp? E li lasciamo qui, all'inizio di questo ennesimo viaggio inaspettato. Fine parte 2. A presto con la parte 3. Uso, devono essere solo due parti. Ma c'è sta ancora un'ora di video. Ma di più di un'ora. Io che chiacchiero. Non posso fare una parte 2 lunga come Watchmen. Infatti mi sa che in mezzo, prima della parte 3, sei che io vado a traslocare. Ciao. Sì sì, l'ho traslitta un pochino. Ma questa è la vita, ve l'ho detto. La devo smettere di andargli contro. Piano piano si fa tutto. Non vi preoccupate. Ricordatevi che potrebbe andare peggio.